Sean, tutti questi frammenti di ricordi ci portano a qualcosa? Niente di coerente per ora, solo dati sparsi. Non sappiamo come unirli. Merda. Credo che ci sia qualcosa che ci sfugge. Tu vai avanti. Hai sentito? L'Alto Consiglio ha destituito la madre per aver donato al nostro carnefice il settimo metodo di salvezza. Il settimo metodo? È fatto!
Perché ne siamo all'oscuro? Ho sentito il futuro di voci. Sembra che richieda un tramite umano. Un tramite umano? Intendi rinascere? Come uno di loro? Sì. Un piccolo sacrificio per un grande guadagno. Un rischio che va con me. Quasi finito. Ormai siamo a meno due. Bene. Un'altra caleidoscopica tempesta di informazioni misteriose. Non male, Sean. Migliori i tuoi canning? Proprio così. Grazie per averlo notato, signora dei dati. Ho i dati. Arrivano. Saluta, guerriera. È la sala rituale di un cerco, uno sfidante che accetti... Capisco. Allora unisciti al mio Seder. Affronterò solo chi si unirà a me nella frenesia. E qual è la pozione? Una birra sacra dall'effetto magico. Ragnar e io tracannavamo questo elisir. Bevi la miscela che gorgoglia nella... Tu possa calcare il Bifrost ad ampi passi, Trengr. Presto morirai. Osserva. Apri le braccia, pronto ad... Ti sei battuta bene. È stato un bel viaggio. Ora puoi proseguire. Ora trascenderò. Addio. Potrò infine vedere il dio della poesia.
cosa vedi, Sinin? C'è come una forza invisibile qui. Le strane forze sono all'opera. Possiamo andare a giocare nel bosco oppure è meglio lungo il fiume? Le sedie sul lato del fieno sono per il bosco. Il lato con i sacchi di fagioli è per il fiume. Prendete posto! Non spingere, Bjornsson! Ti tengo d'occhio! Ma così non va! È un pareggio! Non era mai successo prima! Chiediamo allo Spilungone. Forse può aiutarci a decidere. Ottima idea, Frode! Spilungone, siediti sul lato del fieno se voti il bosco. Per il fiume, siedi sul lato dei sacchi di fagioli. La risposta è chiara! Domani andremo a giocare giù al fiume! Sì! Ora! Passiamo alla prossima questione. Ci serve un nome per la nostra banda. Dobbiamo scegliere tra razziatori di torte e draghi dell'ombra. Le sedie sul lato del fieno sono per i razziatori. Il lato con i sacchi di fagioli è per i draghi. Prendete posto. Spilungone, vota anche tu. C'è il rischio di finire pari ancora una volta. Sembra che siamo pari, per ora. Spilungone, sembra che ci serva ancora il tuo aiuto. Così è stato deciso. D'ora in poi ci chiameremo Draghi dell'Ombra. Un nome adatto a futuri guerrieri. E ora, il prossimo voto. Prossima questione. Cosa facciamo se catturiamo un soldato dei Pitti? Le sedie sul lato del fieno sono per picchiarlo. Il lato con i sacchi di fagioli è per farlo prigioniero. Votate! Sembra che siamo pari, per ora. Spilungone, sembra che ci serva ancora il tuo aiuto. Le sedie hanno parlato. Cattureremo il nemico per interrogarlo. E la medaglia della saggezza andrà in premio a chi ha dato questo voto! Anche a te, Spilungone! Ricordate, più sapete del nemico, meglio è. Non fatevi sfuggire la possibilità di avere informazioni. Frode, farai meglio a scrivere queste parole di saggezza. Grazie mille per il tuo aiuto. Le nuove generazioni ispirano fiducia. Lo Snottinghamshire è in buone mani. Quando ha dato fuoco a quella cosa. Lo avevamo avvertito, ma lui ha sfidato la sorte. Hai visto tutto? Su, dimmi che è successo. Wilfred, i miti sono veri. Un leggendario guerriero pitto che può squartare un lupo a mani nude. L'hai visto coi tuoi occhi? Ma non so cosa ho visto, non esattamente, ma lassù c'è qualcosa. Archibald ha appiccato il fuoco e poi ha alzato la torcia a tronfio. Subito dopo la sua testa è rotolata a terra. Siamo fuggiti. Non dovremmo recuperare il corpo. Vai tu se vuoi. Io non tornerò su quella montagna neanche per tutto l'argento del mondo. Huh?
il tuo nome, guerriero? Come vuoi tu. È tuo destino morire per mano mia. Ah, non farlo. Esercizio di abilità. Cerca di costruire una grande torre. Ma cadono sempre. Devi lasciarti guidare dal vento e dalla natura. Cerca la forma, l'equilibrio e l'espressione. Oh, sì. Grazie per avermi fatto vedere. Devi avere mano ferma e cuore saldo, piccola. Addio. D'ora in poi sarò al sicuro, mamma e papà. Ma la nostra anima. Cos'è successo qui? Un agguato sfortunato. I pitti di Re Constantine erano più numerosi del previsto. Il vantaggio dei ricchi è l'abbondanza. Di mezzi, come di lame. Eravamo impreparati e siamo stati schiacciati. Ma non è ancora finita, temo. Sanno che sono sopravvissuto. Merda! Arrivano altri pitti! All'attacco! Lo spirito dei miei uomini è con me. E il mio è con loro. Oh! Uccideremo tutti i re, anche il vostro, poiché il sangue nobile non ne giustifica i soprusi. Minaccia sventata. Che scontro! Constantine, re dei Pitti, si chiede... Sono Eivor. E io sono Rice, Rice Sherwin. Sai, uno come te ci farebbe comodo. I poveri sono più ricchi e i ricchi sono più poveri, grazie a noi. Forse. Beh, Un rifugio nella foresta. Sembra interessante. Non dimenticheremo i nostri amici. Ma ora devo pensare al prossimo bersaglio. Voi continuate a esercitarvi. Amico, benvenuto nel nostro territorio. Sei libero di unirti a noi, se vuoi. Incredibile! Chi è stato di voi? Io. Che mira superba! Per un attimo ho creduto che queste teste vuote avessero imparato qualcosa. Che cosa fate qui? Prendiamo denaro in prestito da chi ne ha molto e lo diamo a chi ne ha più bisogno. Abbiamo rubato l'argento di Ele, i gioielli di Atelwulf. Per quanto mi riguarda, lo chiamo pareggiare i conti. Un piccolo gesto per la causa. Prova a colpire uno dei... Una mira perfetta! Grandioso! Ah, è tutta fortuna, ci scommetto. Sì, prova a colpire quella gallina, proprio così. Quella che vedi appesa. Su, avanti, colpisci! Per colpire quella gallina serve una qualche tecnica speciale. Wow, non ci credo!
Straordinario! Un'abilità fuori del comune! Che precisione! Beh, amico mio, conta su di noi se ti servisse aiuto contro i ricchi pitti di Re Constantine. E grazie per aver mostrato a quei caproni come si va a bersaglio. Torna a trovarci. Voi altri, invece, esercitatevi ancora! È la tua fine! Sarai cibo per ver... Olio. Ti prego, la mia famiglia è morta ingiustamente. Devo bruciarli tutti. Ma il fuoco non basta. Devo bruciarli prima che tornino come Dragher vendicativi. Deve esserci qualcosa che brucia qui intorno. Dare d'olio per il fuoco. Credo che basteranno. Grazie. Grazie. Ora potranno riposare in pace. Credi che riposeranno? Dicevi che i Dragher... È colpa mia. Mio fratello era l'er... Non si sbagliava. Ti chiedo un favore. Uomini come te ne hanno fatto ben peggiore. Spero che la tua famiglia ti punisca, persino a Helheim. Oh, che strano. Cerca di fuggire! A dir poco incantevole, equilibrato, potente. Perfetto. Io? Sì. Mi chiedevo... Che vuoi dire? Davvero poeta, per ogni creatura io vivo d'amore. Di uomini e donne da sempre adoro l'ardore. Se intendi scoprire, ti invito a rimare. Possiamo conoscerci nel bel canzonare. Canzone rock. Perfetto. Con una scommessa. La mia... Grazie. Iniziamo. Queste sfide diversi sono atte a sedurre. Ma tu che ne pensi? Che devo dedurre? Poiché la vera conquista è nella parola. Capisco, ma la tua fantasia vola. Mi aspettavo un avversario più abile. Non appena ti ho visto, sono stato rapito, seppure i tuoi versi non avessi sentito. Oso dire che qui sia scoccata scintilla. E il fuoco di Vampa ci illumina, brilla. Sì, continua! Vorrei sussurrar dolci frasi d'amore e infine mostrarti qual è il mio vigore. Vorresti anche tu? Non puoi dirmi di no. Mio povero illuso, è ciò che farò. Tu sì che mi piaci. Sei certo di non volerti trattenere un momento? Potremmo andare altrove, magari. Era solo una sfida. La vincita, grazie. Sì, certo, era soltanto uno scherzo, sì. Battutine amichevoli. È stato un vero piacere. Ma sta.
Knerri farðalist Erling, en Sturla sagði að hún var í nær búin. Altro rompicapo. Servire a qualcosa.